Buongiorno, buonasera o buonanotte ragazzi, io sono Blue87 e oggi siamo qui insieme per guardare in, non so se anteprima, se qualcuno l'ha fatto prima di me, l'episodio di Dragon Ball Super, il primo episodio di Dragon Ball Super sottotitolato in italiano. Tranquilli, non ci saranno spoiler, se non la sigla che penso abbiate già visto tutti, che metterò qua in basso. Io commenterò l'episodio in diretta, farò tipo un video reaction a questa prima puntata di Dragon Ball Super. Quindi, cuffia all'orecchio, da un solo lato, se no non mi rendo conto di quanto urlo e quanto godo. E adesso facciamo partire il filmato. La sigla è spettacolare, un po' troppo alto magari, passiamo un po'. Metterò anche l'audio e la sigla sperando che non vada incontro a copyright, magari la modifico un po'. È spettacolo ragazzi, io mi prendo la bella sfera del drago, la 4 stelline e mi godo il video. Vi lascio anche in descrizione il video. Vi lascio in descrizione il... No vabbè, troppo. Vi lascio in descrizione il link del film, sì. Questa scena è fantastica, beh, che voluto fare. Prima che parte vi dico che lascio il link dell'episodio in descrizione. Babba mia, quanta roba! No, vabbè, poi questa scena è, questa è il top, questa è la scena più bella della intro. No, vabbè. Guarda, di peli, guarda, guarda. Madonna, fantastico, non vedo l'ora che comincia. Ok, comincia l'episodio. Silenzio in sala, per favore, si parte. Dragon Ball Super Bandai. Sì, non lo capisco il giapponese, però i sottotitoli? Boom, così. Ok, parte alla fine di Majin Buu. Fantastico, guardate. Guarda, guarda! Madonna, sta scena di Dragon Ball Z, raga, non lo so, ci sto sudando! E hanno sconfitto Majin Buu, e fino a qua ci sono arrivato, grande! Dopo 6 mesi, grazie a poteri Shenron, ricordi, debutto, sono stati cancellati, e torno al Majin Buu ciccioso! Tutto in giapponese, non si capisce un cazzo, che bello! E i disegni sono... i disegni, raga, non posso manca di... Guardalo! No! No! È lui, Michele Misseri, è lui! Solo chi ha visto l'episodio può capire! È testardo come Vegeta. Madonna! Cos'è il bento? Ah, la faccia del cazzo! Il bento è il pasto, è il pranzo, guardalo che mangia come una scrofa, fantastico. Goku, io ti amo, io amo Goku. E siamo giù una fila tanta di roba da mangiare. Non puoi fare così a tradimento, però. Superman ti fa una pippa. Mamma mia. Quanto è forte Goku, raga, ma che cazzo lo devi fare? Credo che la persona più forte dell'universo sia mamma. Grande Goten. Cos'è questo, mo? Forse adesso vediamo un nemico. Ah, ok. Non è il nemico. Quanto è forte questo. Ti sono cacati sotto. Ma tuttavia... Anzi, è troppo leoso. Ah, distrugge solo metà pianeta per sport. Con un dito, no, no, raga, fermi tutti. Cioè, ha fatto così, ha spaccato un pianeta. Madonna, Bills. Mangiare cibo grasso non fa bene. Mr. Satan che si elogia sempre al top. Che si è fatto una lampada, Mr. Satan, è nero come la pece. E arriva lui. Ho fame. È uscito lui, ho fame! Satan, ho fame!
Madonna. Vedete che si incazza, ti mangia. Si è incazzato, ma ci fa l'imbruttito e se ne va. Ma vabbè, raga, è fantastico. Ma che è Dragon Ball GT? Questo è Dragon Ball. Su un solo dito, questo qua sta. Che cazzo è? Manco Goku nel troppo alla sua età. Quelli volano! Fanno shopping così questi qua, volando. Stanno volando? Stanno volando? Le copo un parrucchino! No! Vabbè, madonna! È troppo, raga, è troppo bello. Guardatelo, vi lascio il link in descrizione, guardate. No! 15 minuti per prendere, non fatela cadere. Che è? Il serpente Krillin questo qua, ma c'è la testa come Krillin. Non ti conviene, ti tirano un pugno. Non ti conviene, serpente. Lo sta scoffondando di schiaffi. Lo sta uccidendo di pugni. È un po' scioccato il serpentino. Ma battene a fanculo, hai capito? È solo acqua, l'ha capito. Però dai, sono bambini, dai. Dici che è bellissimo, dai. Quanto è dolce. La bottiglia d'acqua ci hanno preso e sembra che ci hanno preso il cosmetico della vita. L'abbronzatissimo. Bravo, Mr. Satan. Una cosa a Satan, raga, aspettate un po'. Hai aiutato anche tu in quel combattimento. Non li voglio. Grande Goku. Che cuore Goku, raga, dai, ma davvero stiamo scherzando. Chi che è rimasta scioccata? Poi con sto foulard Goku proprio. Contentissimo Goku. Addio, ciao. Vado ad allenarmi con Rekaio. Frega cazzi di voi, io sono più forte. Che vola, ma questo? Possiamo comprarci DVD? Oddio, Kiki con gli occhi di fuoco. Tipo Kenshiro. Grande. Goku è partito. Cos'è? Kaioshin lo vedo un poco perplesso, eh. Tra l'altro vedete scomparso. Non è Bills. Bills ne spacca a metà alla volta. Finito? È finito, ragazzi, è finito il primo episodio di Dragon Ball Super. Sentite l'outro. È bella però. Bene, ragazzi, l'episodio di Dragon Ball è finito. Che dire? Un inizio un poco così, cioè un poco a spiegare come si sta evolvendo la situazione, ma è il primo episodio, che ci aspettavamo? Però io vi consiglio la visione perché secondo me prenderà una piega davvero esorbitante. Mi è piaciuto un sacco, raga. Poi l'emozione di rivedere questi personaggi di nuovo sullo schermo, anche se in giapponese. Cioè, non dico che sono commosso, però poco ci manca, ragazzi. Davvero, davvero, davvero complimenti. Mi è piaciuto davvero tanto, mi è piaciuto. Spero che continuerà alla grande perché è partito col botto. Vabbè, all'inizio con Goku. Che ve lo dico a fare. Io vi ricordo che vi lascio in descrizione l'episodio. Ah, nel prossimo episodio. Aspetta un po'. Vegeta va in gita. Dragon Ball Super. Grande. Nel prossimo episodio Vegeta va in vacanza. Quindi beato lui che va in vacanza. Grande episodio, grande puntata, davvero grande serie. A mio parere sarà davvero spettacolare. Già, guarda, solo col primo episodio secondo me ha superato GT, tutta la saga di GT a parte l'ultima puntata di GT, che è bella quella, non ci può dire niente, quella è bella davvero. E niente, ragazzi, io vi saluto. Se volete anche il secondo episodio in commentari, ma non penso abbia senso perché non ve lo faccio vedere, non posso farvelo vedere, anche perché verrei tartassato dai copyright, non posso farvelo vedere. Però se volete un secondo episodio in commentary, mi diverto a farlo, che comunque
sono le mie reazioni vere a quello che vedo. Cerco di non farvi spoiler, però non vi prometto nulla, che comunque qualcosa l'ho detta, ma non trapela niente della storia, a parte che Vegeta va in vacanza. Bene ragazzi, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo episodio. Bella ragazzi!